L'ICT si trova attualmente in una situazione in cui deve cominciare a comprendere i ruoli dal lato della domanda e quindi il ruolo dei propri clienti, il ruolo dei propri consumatori, ruolo che cambia come cambiano le evoluzioni socio-economiche. Pertanto, come è stato detto nel convegno di oggi, da una parte assistiamo a situazioni di crisi, dall'altra ad evoluzioni di comportamenti diversi indotti anche da strumenti innovativi di carattere tecnologico e quindi la visione del nostro consumatore è quella di un consumatore con bisogni che cambiano, ma con modalità di interagire, di consumare, di rivolgersi anche a un mondo di servizi quale quello bancario in modalità diversa. Quindi il primo ruolo è quello di comprendere lato della domanda quali sono le evoluzioni socio-economiche che si determinano e dall'altra parte quello di interpretare queste evoluzioni per garantire delle soluzioni che rendano comunque sempre appetibili i servizi che vengono erogati. In altri termini, questo per noi significa forte attenzione all'intercanalità, cioè alla possibilità di essere raggiunti con strumenti diversi, in modi diversi e anche in mobilità, servizi di raggiungibilità, ma anche di tipo operazionale, oltre che informativo, oltre anche che dispositivo, quali ad esempio i pagamenti a mezzo cellulare. In questa intercanalità e non più multicanalità c'è quindi un'esperienza di un cliente che comunque da dovunque arrivi, che sia dalla filiale fisica o dal mondo virtuale, deve trovare il suo intermediario, comunque l'esperienza di avere a che fare con l'intermediario che è abituato a conoscere, che nel nostro caso è anche un intermediario di prossimità e di relazione col cliente. Dall'altra parte il CEO si trova nella necessità di fare meglio, spendendo meno, perché l'attenzione alla comprensione dei costi è un elemento fondante e basilare in questo periodo di crisi, però la compressione dei costi non può non vedere il retro della medaglia che è quella dell'espansione dei ricavi. In quest'ottica credo che vada coniugato più che lo spendere meno, lo spendere meglio. E lo spendere meglio significa valutazioni e revisioni organizzative che permettano un risparmio, se non nell'immediato, in una progressione nel tempo, anche se questo potrebbe richiedere degli investimenti, e dall'altra parte selezionare esattamente col business quei progetti che possono dare valore, misurarne e capirne il valore differenziante della tecnologia su queste aree di business, ma anche avere la capacità e direi anche l'umiltà di verificare a posteriori i risultati effettivamente raggiunti.